Erminio Scarponi è uno dei componenti dello staff della stuzzicheria. Erminio, che cos'è la stuzzicheria? In pratica la stuzzicheria è qualcosa che in pratica mangi le peggio cose che si può mangiare, però sono le più buone, dalla rosticina di pecora, alla braciola, alle lumache, alla pagliata, tutte queste cosine così che fanno bene per il fegato. Via. Ci presenta un altro dei componenti. Lui è Massimo, mio compagno di avventura, poi ci sta il mio cognato Luigino. Ecco, siamo una bella squadra. Lunga che dura fino al 5 d'agosto, quindi tutte le sere si mangia, si beve. Possiamo dire che voi siete i più fortunati perché state sì vicino al fuoco ma all'aperto e la vostra situazione logistica... Abbandonato, infatti dall'altra parte è passato di qua, perché qui sinceramente via, si sta un pochino meglio. Siamo alla prima serata, come è iniziata questa 10 giorni? Bene, molto molto bene. Tranquilla ancora, quindi abbiamo lavorato bene tutte e tre. La stuzzicheria è una novità oppure è una conferma? È venuta fuori per scherzo qualche anno fa, abbiamo cominciato solamente con la rosticina di pecora, poi piano piano qualcuno gli piace mangiare all'aperto, ci sta anche la porchetta, il prosciutto, c'è di tutto, quindi la gente viene a mangiare anche qui, la rosticina, le lumache, come ripeto, tutte cose gustose. È una cosa, adesso funziona, è una grande. Stasera che cosa è andato di più? Stasera per la maggior parte comunque è andata gli arrosticini di pecora, mi sembra. Le lumache un pochino meno, se no ci abbiamo anche le lumache a volte con la pancetta. Però quelle stasera un pochino di meno, diciamo, via. Arrosticini di pecora vanno di più, via, alla più grande, alla grande. Bene, siete in tre a curare questo settore? Siamo in tre, qualcuno va a... C'è una signora che ci dà una mano. 4-5 siamo, il sabato anche 5-6, quando c'è il sabato a sera c'è più gente, siamo in 5-6, chiediamo aiuto. Si rinforza la squadra perché aumenta ovviamente la richiesta. Sicuramente aumenta la gente, quindi fa piacere averci un aiuto. Comunque diciamo che fondamentalmente qui vi divertite un sacco. Sì. Sì, perché se non ti diverti non lo fai, perché se no non lo fai. Fondamentalmente è quello, Gianni, perché non è che ci pagato lo fai una fonte, diciamo, di guadagno e niente, è solo per stare insieme, fa divertire la gente. È tutto volontariato, quindi non è... lo fai per la festa, per il paese, per tutto quanto. Ovviamente questi per voi sono solo i primi 10 giorni, perché poi si replica. Esatto, la sagra dei gnocchi. Continuiamo con altri 10 giorni e via. È una bella vacanza. Poi lui è una persona che è qui del paese, io addirittura sono stato acquisito e vengo da 40 km, considera, quindi tutte le sere mi faccio 80 km, andata e ritorno per dargli una mano, sta insieme. Possiamo dire davvero il piacere di esserci. Sinceramente sì.